Il tatuaggio, un'antica tecnica di decorazione permanente del corpo, oggi è una moda piuttosto diffusa nella nostra società. Questa pratica di decorazione ha avuto una grande importanza in altre culture e nell'era moderna è sempre un segno di distinzione. Purtroppo tanti sono i ripensamenti e quella che oggi sembra una buona idea ha la probabilità di trasformarsi, in breve tempo, in un rammarico. Sempre di più, infatti, ci si rivolge ai chirurghi e ai dermatologi per effettuare la rimozione di un tatuaggio che oramai non ci piace più, non lo riteniamo adatto o semplicemente ci ha stancato. I motivi per la rimozione sono molteplici, dalla volontà per la donna di sposarsi e non mostrare questo segno nel giorno delle nozze, ai nuovi impegni professionali e lavorativi. Il trattamento più diffuso e usato per la rimozione dei tatuaggi è quello di tipo chirurgico, ma non dimentichiamo anche il laser. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il dottore Armando Scimone, che ci spiega come rimuovere un tatuaggio senza troppi drammi. Abbiamo a disposizione diversi strumenti, diverse modalità attraverso cui possiamo rimuovere i tatuaggi. Innanzitutto il primo, il più facile, anche il più immediato, è quello chirurgico, ma questo vale solamente per piccoli tatuaggi o tatuaggi dove l'eventuale cicatrice, ecco, che rimane, può essere ben nascosta, ben mimetizzata in zone poco visibili. Oggi invece potrei provare Q-switchati, in particolar modo il neodimio YAG, offrono una soluzione veramente all'avanguardia, con risultati davvero strepitosi. Ovviamente il numero delle sedute rimane, ecco, più o meno alto, in media si va dalle 5 alle 10 applicazioni, che dovranno essere distanziate poi da circa 3-4 settimane l'una dall'altra. I trattamenti laser per rimuovere i tatuaggi possono essere effettuati quasi praticamente in tutti i periodi dell'anno. Conviene, ecco, evitare i mesi più caldi come quelli di luglio e agosto, proprio perché l'esposizione solare può ritardare la cicatrizzazione. Mentre invece tutti gli altri mesi, tutte le altre stagioni sono insomma ottimali per affidarsi a questo tipo di procedura.